Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Ed e oggi voglio inaugurare una nuova rubrica, ovvero i mob di Minecraft. Infatti, in questa rubrica spiegherò tutti i mob che ci sono in Minecraft, cominciando dai mob passivi. Oggi faremo la prima lezione, diciamo, sui pipistrelli, che sono questi animaletti qua. Come sentite, fanno questo squittio, ve lo faccio sentire meglio. E che secondo me è anche abbastanza realistico. E questi pipistrelli sono gli unici mob passivi, ovvero quelli che non ti fanno danno se li attacchi o comunque che non possono farti male, in grado di volare. Infatti, ci sono anche i Ghast e i Blaze in grado di volare, però essi sono attivi, insomma, sono ostili. E inoltre questi pipistrelli sono gli unici mob in grado di volare che spawnano nell'overworld, ovvero nella terra normale, insomma, non nell'inferno oppure nell'end. Infatti c'è anche l'Ender Dragon che è dell'end. E questi spawnano nei luoghi bui, però a differenza degli altri mob ostili, insomma, appunto questi qua non ci attaccano, cioè di solito chi spawna nei luoghi bui come zombie, scheletri ci attaccano, invece questi qua no. E spawnano delle galline che ho fatto spawnare prima, no? E essi si possono attaccare anche a dei blocchi nelle caverne se noi li possiamo trovare appesi sotto il blocco. Ora vi farò vedere anche un'immagine in sovrimpressione per farvi capire meglio. E poi avvicinandoci essi si svegliano, diciamo, quello lì è il loro riposo, ecco. Fanno la loro prima apparizione nello snapshot 12v38a e vengono rilasciati ufficialmente nella 1.4.2. Inoltre, questi pipistrelli non droppano nessun tipo di oggetto né alcuna esperienza, e hanno 3 health points, ovvero punti vita, che corrispondono a 3 cuori. Noi abbiamo 10 cuori, loro ne hanno soltanto 3, come vedete. Adesso mi metto in game mode 0, sì, 9, e faccio vedere qua i cuori. Li vedete questi cuori qua? Ok, loro ne hanno soltanto 3. E quindi niente, questi erano i pipistrelli. Ah già, ora mi sono messo in game mode, quindi non non ho sprecato il coso. Vi faccio anche vedere che non droppano niente, se riesco a ucciderne uno. Un colpo è... Ah, ok, un colpo, questo qua è morto. Come vedete non ha droppato assolutamente niente. Adesso sono in creative, ma anche in survival è lo stesso, cioè. Vedete? Niente, non droppa assolutamente niente. E boh, l'ultima cosa, magari il modello, vedete il modello qua del pipistrello. Faccio anche vedere con un'immagine in sovrimpressione. Secondo me è fatto davvero molto bene, cioè l'hanno realizzato davvero molto molto bene gli sviluppatori di Minecraft. Vedete che come svolazza bene. Ok, quindi questa qua era la prima lezione, diciamo. Ho scattato anche uno screenshot. Ci vediamo alla prossima. Da Ed Games è tutto.